Buongiorno a tutti, anzi buonasera perché siamo già sopra mezzanotte, mezzanotte e un quarto, quindi siamo nella notte tra martedì e mercoledì. E ahimè, dobbiamo parlare delle nostre nazionali. Cominciamo con quella che, ahimè, è andata male, andata male. Diciamo che dopo tutto non è andata poi male. E comunque il loro l'hanno fatto, ma come sempre sponsor ci vuole, sportando i dintorni con nazionale, perché bisogna parlare della nazionale. Allora, i nostri ragazzini dell'Under 20 se la sono giocata alla grande, perché se la sono giocata alla grande con l'Ucraina. Anzi, francamente, primo tempo abbastanza equilibrato, secondo tempo sempre abbastanza equilibrato, ma diciamo che le occasioni le abbiamo avute. Ahimè, non le abbiamo sfruttate, anzi non le hanno sfruttate perché io non giocavo. È bello che noi tifosi ci impersoniamo noi stessi nella squadra, usiamo il plurale, no? Noi, noi, noi. No, loro. Noi possiamo solo tifarli, possiamo solo tirargli dietro 250 accidenti quando sbagliano, fargli i complimenti quando vanno bene. Comunque, l'Italia era scesa in campo con Plizzari, Gabbia, Del Prato, Ranieri, Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Trippaldelli, Scamacca e Pinamonti. Poi, ahimè, nella ripresa è dovuto entrare Alberico al posto di Frattesi perché non ce la faceva più. Poi le altre sostituzioni sono state Capone per Esposito e Olivieri per Trippaldelli per cercare il tutto per tutto. Diciamo che più o meno al 60esimo abbiamo preso un gol da Pino Chieti, perché ripeto, stavamo, non dico dominando la partita perché è una parola grossa, però ce la stavamo giocando alla pari, avendo avuto anche delle occasioni in più rispetto a loro, soprattutto una di Pinamonti lanciato in aria, anziché tenerla bassa, tirato di potenza in mano al portiere. Vabbè. D'altronde, come dico sempre, un giocatore lo mandiamo alle stelle come fa una partita buona e subito nelle stalle come la sbaglia. Quindi adesso diranno che ah no, ma non è un giocatore da Inter, è meglio darlo in prestito. Vabbè, comunque, stavo dicendo, al 60esimo più o meno abbiamo preso un gol da Pollastrelli, azione sulla fascia. Giocatore che entra in area, tutti che si spingono verso la porta e nessuno che va a controllare quello che si inserisce al centro, bello libero a centro area tra il dischetto del rigore e la porta, che comodamente gli arriva al passaggio e segna. Bulazzi, Bulezzi. Poi subito dopo abbiamo rischiato il 2-0 perché il nuovo entrato dell'Ucraina, non so, si vede che ci aveva le micette dietro, partiva razzo, ha fatto due azioni, ha lasciato lì i nostri difensori, cioè non l'hanno più tenuto. Meno male che poi sotto porta si è fatto ipnotizzare tutte e due, una l'ha tirata fuori, l'altra mi sembra gliel'ha tirata addosso, comunque o si è incespicato, quello che è, però una veramente l'ha tirata fuori di tanto così. Ed è andato via proprio alla grande come ha voluto al nostro difensore. Però dopo c'è stato il pasticciaccio brutto dell'arbitro. Perché arriva sto pallone in area, si impappinano i due giocatori dell'Ucraina, la palla torna indietro a Scamacca che la controlla di petto, allarga. Ma non è che ha fatto così, ha semplicemente per cercare di e col braccio sinistro ha toccato appena appena, cioè non è che ha fatto una gomitata, solo semplicemente come quando uno si stiracchia. E il giocatore dell'Ucraina ha fatto la scena madre, che neanche tanto. Scamacca l'ha controllata in mezza rovesciata, l'ha messa sotto l'incrocio, ha segnato un gol della Madonna, forse il più bel gol di questo campionato mondiale Under 20. L'arbitro cosa fa? Lo annulla perché 5 minuti prima aveva ammonito, dando il secondo giallo, un giocatore della
Popov dell'Ucraina che aveva sì sbracciato su un pallone alto. E quindi noi abbiamo perso 1-0 perché un gol regolarissimo secondo me, perché il calcio è fatto di contatti, non puoi fischiare perché uno si mette semplicemente così e il giocatore gli appoggia la testa addosso. Perché se avesse fatto questo movimento, sono il primo io a dirlo, era anche da rosso. Ma semplicemente lui ha controllato il pallone, non l'ha né presa di mano né niente. È la prima cosa che ti insegnano a calcio, a tenere le braccia larghe per impedire che quello che vuole prenderti la palla non te la prenda. Non le braccia larghe sui cross perché sennò è calcio di rigore, ma semplicemente ti tengo a distanza, ti tengo lontano, punto. Quindi ahimè, ci hanno annullato quel gol lì, perdiamo 1-0, non andiamo in finale, anzi non vanno in finale. Noi, come sempre, non siamo fortunati con gli arbitri, tra l'altro, tra virgolette, mi ero giocato il gol di Scamacca, perché ho detto questo non segna mai, se non segna mai magari è la volta buona che segna. Giustamente glielo annullano, e beh, vabbè, ma è normale. Poi c'è un mio amico che mi fa, guarda, te mangi. Bravo. Io ieri ho perso una schedina con 11 risultati perché al 92esimo il Kosovo mi deve segnare. 11 risultati giusti se non segnava il Kosovo. Vabbè. E quindi l'Italia farà la finale terzo e quarto posto, ma adesso andiamo a parlare dell'altra semifinale, perché c'è l'altra sorpresa, la super sorpresona. Perché la Corea del Sud ha fatto fuori l'Ecuador. Ecuador che inizia bene, c'è questo lancio lungo, giocatore dell'Ecuador, la prende di tacco in stile Cassano, punta l'area, tira, deviazione del difensore, palla che si impenna e si rimbalza sulla traversa, e già lì tu capisci come possono andare le cose. Al 39esimo punizione per la Corea sulla tre quarti campo dell'attacco della Corea. Giocatore della Corea si inserisce a livello dell'area di rigore, leggermente spostato, anzi sul vertice diciamo del lato sinistro dell'area, il destro se lo giri dalla parte del portiere, comunque diciamo lato sinistro dell'area. Nessuno lo marca. Nessuno lo marca, il giocatore che dovrebbe marcarlo si mette lì a distanza di sicurezza, ma anche di più dalla palla, si guarda in giro, il giocatore della Corea batte velocemente, la palla arriva al suo compagno di squadra che entra in area, gli vanno incontro in tre in scivolata per cercare di impedirgli il tiro, ma entrando in scivolata gli lasciano lo spazio per fare il tiro a giro, palla nell'angolino e ciao ciao. Crem per l'Ecuador. Poi nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra, ma la partita non si sblocca più e i coreani zitti zitti, cacchio cacchio, si trovano in finale. Non è che per caso se dovessero vincere l'Europeo Under 20 non fanno il servizio militare, no, perché a sto punto devo presumere che i calciatori della Corea puntino a vincere questi torneini qui proprio per evitare i 2 anni di servizio militare. C'è riuscito il Son, che giocatore del Tottenham, vincendo appunto i giochi asiatici, perché sennò avrebbe dovuto fare 2 anni di servizio militare, però poi ci sarebbero stati tutti i problemi perché logicamente il Tottenham avrebbe chiesto il risarcimento perché ti va via un giocatore che a te serve e come se serve. Quindi, vabbè, comunque Corea del Sud e Ecuador, l'Italia giocherà sabato, penso, venerdì o sabato probabilmente, l'altra finale terzo e quarto posto con l'Ecuador. Speriamo che Scamacca segni perché almeno uno lo fa. E per il resto spiace perché comunque ha fatto un gol bellissimo, un gol che se ci fosse stato Giusy Altafini avrebbe urlato allo scandalo, perché, ripeto, non è possibile annullare un gol del genere perché ha semplicemente fatto così.
non è possibile. Comunque, ormai è andata così. Contenti di questa nazionale, perché comunque, signori, l'Under 17 in finale, l'Under 20 ha fatto comunque la semifinale, se l'è giocata fino alla fine. Venerdì o sabato inizia l'Under 21, vediamo cosa combinerà. E poi dopo andremo a parlare anche della nostra nazionale maggiore, perché anche lì c'è da dire. Adesso lo farò subito, però questo lo vedrete successivamente. Intanto comincio a caricare questo qui. Ahimè, è andata male, Italia-Ucraina 0-1, però quel gol di Scamacca urla veramente vendetta, perché non si può annullare un gol del genere. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!